ultimo saluto questa mattina nella chiesa di San Tommaso al Pantheon a Gabriele Scavone, il 18enne studente siracusano deceduto nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre in contrada Milocca, zona Renella, a causa di un incidente stradale. Gabriele era alla guida del suo scooter in compagnia di un amico e stava rientrando a casa quando, per cause al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo. Per lui non c'è stato nulla da fare. L'amico, che era con lui sulla moto, è ricoverato in condizioni serie ma non gravi all'ospedale di Siracusa. A officiare il funerale è stato padre Massimo Di Natale, suo professore di religione all'Istituto Rizza. «Quanto è difficile adesso poter dire due parole di riflessione», ha detto padre Massimo. «Sappiamo che le nostre parole e anche la vicinanza non bastano a scaldare il cuore dei genitori, dei fratelli e degli amici, ma non possiamo non ascoltare una parola diversa da quella che in questi giorni abbiamo condiviso, altrimenti verremmo risucchiati nel vortice del dolore». Vogliamo che il Signore ci aiuti a non separarci da Gabriele, che sarà l'angelo custode di tutti noi. Gabriele resterà in ciascuno di noi. All'uscita del feretro dalla chiesa di San Tommaso al Pantheon, gli applausi dei tanti presenti. Poi sono stati fatti volare in cielo i palloncini, alcuni dei quali hanno composto la scritta Gabri. E poi anche gli striscioni, il tuo sorriso vivrà sempre con noi. Gabri, vivi sempre nei nostri cuori. Sono stati liberati in cielo anche dai colombi. Celebrazione della festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate questa mattina nel piazzale antistante la chiesa di San Tommaso al Pantheon. A presidiare la cerimonia commemorativa il prefetto di Siracusa Giovanni Signer. Nel corso della manifestazione, introdotta dall'alzabandiera con l'esecuzione dell'inno nazionale a cura del corpo musicale Città di Siracusa, è avvenuta la deposizione di una corona di alloro ai monumenti ai caduti da parte del prefetto, del comandante marittimo di Sicilia, ammiraglio Andrea Cottini, e del sindaco di Siracusa, Francesco Italia. Un ulteriore momento celebrativo è stato costituito dal tradizionale passaggio della bandiera nazionale, realizzata dai detenuti della Casa Circondariale di Cavadonna e donata alla Consulta Studentesca Provinciale per la simbolica custodia dei valori fondanti dell'Unità Nazionale. È stato l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Leonardo da Vinci di Floridia a ricevere la bandiera dall'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Michelangelo Bartolo di Pachino. La cerimonia si è conclusa con la consegna da parte del prefetto delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a due insigniti e di una medaglia d'onore alla memoria di un militare italiano deportato in un lager nazista. Ha un significato molto importante ed è bello essere qua tutti insieme, ma è molto bella la presenza dei bambini, bisogna avvicinare i bambini e i ragazzi sin da piccoli a questi momenti per farne comprendere il significato. Forze Armate in Italia ricoprono un ruolo fondamentale. Ricoprono un ruolo fondamentale e bisogna sì far sì che i cittadini comprendano appieno qual è il ruolo che svolgono, soprattutto in questo momento storico. Sì, ahimè viviamo un tempo molto difficile, dobbiamo stare accanto alle nostre Forze Armate. Giornate come questa sono fondamentali per dimostrare come tutte le istituzioni siano vicine alle nostre Forze Armate, sperando che, come prevede la nostra Costituzione, le nostre Forze Armate possano continuare ad essere strumento di pace e mai di guerra. Un breve pellegrinaggio fino al monumento ai caduti, poi la deposizione della corona di alloro alla base del monumento da parte del sindaco Peppe Germano. Momento commemorativo per la festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale, anche nel piccolo paese in provincia di Siracusa. Presenti anche il vice sindaco Francesca Oliva e alcuni assessori e consiglieri comunali. Don Luca Saraceno, parroco della Chiesa Madre, ha officiato un breve momento di preghiera.
poi il silenzio militare. La cerimonia si è conclusa con un breve discorso da parte del sindaco di Solarino. Certo, sicuramente è una giornata importante da ricordare. Abbiamo portato appunto la corona ai caduti e abbiamo avuto anche il piacere di avere tutto l'istituto comprensivo Elio Vittorini, quindi con i ragazzi del Parlamentino che sono stati vicini all'amministrazione, alle forze politiche e religiose in questa importante giornata, dove sicuramente è una giornata che in memoria appunto ai giovani caduti in guerra a ridosso sia della soprattutto prima guerra mondiale ma anche della seconda, dove ricordare i 20 milioni e i 50 milioni di morti a seguito delle due guerre deve essere un momento per farci pensare a, che la guerra non porta, non ha vincitori ma vinti, è un momento soprattutto per un inno alla pace, cosa importante che merita diciamo essere sottolineata soprattutto in questo momento storico. Con il bastone e con le pietre. Buona pace a tutti noi. Damiano Barberino dell'Associazione Siracusa Futuro è il nuovo presidente della Consulta Comunale Giovanile. È stato eletto a maggioranza assoluta dei presenti nel corso delle operazioni di voto che si sono svolte all'Urban Center. Il suo vice sarà Matteo Di Franca dell'Associazione Joseph, mentre a svolgere le funzioni di segretario sarà Federica Ardita della UGL. La prima votazione ha visto Barberino fermarsi a quota 39, per due voti dunque non ha raggiunto il quorum dei due terzi dell'Assemblea. La seconda è stata quella decisiva, per lui 35 preferenze su 36. A presiedere lo scrutinio è stata Carmen Cannarella, funzionaria amministrativa, istruzione, giovani, sport e tempo libero del comune di Siracusa. Sì, siamo molto contenti per aver rinnovato ed istituito la nuova consulta giovanile del comune, a cui io sono particolarmente affezionato per via del mio trascorso, perché sono stato a lungo il presidente, ed è una scuola di vita politica ed è lì da dove tutto parte, da dove tutto inizia e soprattutto dove si vive realmente la comunità della propria città, perché si ha la possibilità di poter rappresentare un'associazione ma di poter stare a contatto con l'amministrazione. Hanno quest'anno un assessore molto giovane che parla la loro stessa lingua, che stiamo lavorando molto tutta l'amministrazione, così come dimostrato per l'aula studio, proprio per stare vicino ai nostri ragazzi, perché è importante lavorare ogni giorno per far sì che loro possono restare nella nostra città. Io voglio fare i miei migliori auguri ai ragazzi della consulta giovanile, al nuovo presidente e soprattutto un appello. Importante fare squadra, fare rete, perché adesso che si stanno formando e da qui nasceranno i nuovi amministratori del futuro della nostra città, e quindi con collaborazione, con un sano spirito di squadra bisogna lavorare per la nostra città. Dirigere questa consulta come se fosse una palestra proprio di politica, e in secondo luogo creare un asset, il primo asset con il Consiglio Comunale attraverso l'ufficio di presidenza del Consiglio, cercando appunto di esprimere un nostro parere su tematiche appunto delle politiche giovanili, in modo di far capire che la consulta comunale di Siracusa è presente sul territorio. E in terzo luogo, riuscire a creare un asset con l'amministrazione, anche grazie alla gestione della città educativa. Città educativa è un agglomerato di associazioni che portano avanti dei progetti, e molti di questi progetti speriamo che con il buon lavoro portino la firma della consulta comunale giovanile. Rubati farmaci alcuni oncologici dalla farmacia dell'ospedale di Lentini. Secondo le prime ricostruzioni, ignoti hanno portato via diversi farmaci, dei quali gran parte destinati ad uso oncologico. Il danno economico è ingente, l'ospedale sta verificando l'ammontare della cifra. A scoprire il furto sono stati i medici della farmacia, che hanno presentato una denuncia dettagliata alle forze di polizia. Non è stata riscontrata alcuna effrazione, dunque i malviventi potrebbero avere agito con la complicità di qualcuno all'interno del nosocomio. Il presidente del TDM, Alfio Bosco, commenta il caso.
Occorre potenziare, ha detto, il sistema di sicurezza e vigilanza. Nei mesi scorsi sembra che sia già avvenuto un furto similare. In passato sarebbero stati rubati pure vaccini. In quel caso i criminali avrebbero lasciato aperti i frigoriferi e quindi sono stati eliminati i vaccini avariati. Boom di visitatori al Parco Archeologico di Siracusa, in questi giorni meta preferita di tanti turisti italiani e stranieri che fanno tappa nel capoluogo aretuseo e che vogliono vedere dal vivo i tanti siti che si trovano all'interno dell'area, dal Teatro Greco all'Orecchio di Dionisio, dalla Grotta dei Cordari all'Anfiteatro Romano. A questo straordinario complesso di monumenti fa da fondale lo scenografico Arco delle Latomie del Paradiso e di Santa Venera, antiche cave di pietra che recano ancora i segni dell'estrazione e in cui si aprono in una rigogliosa vegetazione di aranci ed alberi secolari suggestive ed amplissime grotte. Per venire incontro alle esigenze dei numerosi turisti, la direzione del Parco Archeologico di Siracusa ha disposto che nel mese di novembre l'area monumentale della Neapolis, nei giorni festivi, sarà aperta anche nel pomeriggio. Cancelli aperti dunque dalle 8.30 alle 16.40, con chiusura della biglietteria alle 15.30. Servizi straordinari di controllo del territorio sono stati condotti dalle volanti della Questura in collaborazione con la Polizia Stradale di Siracusa e con la Polizia Municipale del Comune Aretuseo, finalizzati al rispetto delle norme della circolazione stradale e soprattutto alla prevenzione degli incidenti che coinvolgono i più giovani. Sono stati disposti posti di controllo in diverse arterie cittadine e nei punti nevralgici della periferia di Siracusa, con il contributo fornito dalle pattuglie motomontate in abiti civili. Nel complesso sono state identificate 140 persone e controllati 72 veicoli. Sono stati sequestrati 6 mezzi ed elevate 37 sanzioni amministrative per varie violazioni al codice della strada. Le infrazioni maggiormente riscontrate hanno riguardato il mancato uso del casco e della cintura di sicurezza e l'uso del telefonino durante la guida. Questi servizi, assicurano gli uomini di legge, saranno ripetuti per dare continuità all'azione preventiva e repressiva dei comportamenti scorretti durante la guida. Larga vittoria casalinga del Siracusa che batte l'Enna 4-0 e si porta di nuovo al secondo posto in classifica alle spalle della Vibonese. Al De Simone la squadra di casa in maglia bianca parte forte e Palermo impegna di testa il portiere avversario, bravo a deviare in tuffo la sua inzuccata ravvicinata su cross da sinistra. I gialloverdi rispondono con una conclusione debole e imprecisa dalla distanza di Calombola, palla fuori. Dall'altra parte Alma serve in verticale Maggio che fa velo per Longo, la palla arriva poi sulla sinistra da dove viene fatto partire un traversone che un difensore ennese respinge sui piedi di Candiano, il quale prova il tiro ma la sfera viene deviata in angolo. L'Enna prova a mettere in difficoltà il Siracusa con un'azione sulla sinistra di Barile, il quale riesce ad evitare l'intervento di Sush, scaricando poi palla per Cristiano che calcia bene e manda la sfera di poco alta sopra la traversa. Il gol degli aretusei arriva al 38esimo e lo realizza Candiano. Su sponda di Maggio il centrocampista indirizza la sfera sotto l'incrocio dei pali. Poco dopo il Siracusa va vicino al 2-0 con Alma che colpisce la traversa con un colpo di testa su angolo battuto da sinistra. L'Enna impegna il portiere Iovino con un tiro di Cristiano su passaggio di Cicirello. Gli azzurri raddoppiano nell'ultima azione del primo tempo, Alma tira, il portiere respinge e Maggio ribadisce in rete con un tiro sporco deviato da un avversario. Nella ripresa il Siracusa segna ancora con il capocannoniere del campionato, il quale approfitta di un errato disimpegno difensivo ennese e batte il portiere al secondo tentativo dopo una prima respinta dell'estremo difensore ospite. Il 4-0 lo sigla Alma con una bella conclusione da sinistra sul lancio millimetrico di Acquadro.
Nel finale i padroni di casa restano in 10 per l'espulsione del portiere Iovino per fallo da ultimo uomo. In porta va il giovane Di Silvestro. La gara non offre altri spunti di cronaca e il Siracusa porta a casa una larga e preziosa vittoria con il punteggio di 4-0 sull'Enna.